Vai! No! Volevo divertirmi, ma mi sono sbagliato tantissimo. Hey Cuge, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndreLink91 ed oggi siamo su un nuovo video di Super Mario Maker 2. Il titolo è un po' particolare, ovvero video dove gioco, che vuol dire però, non è un titolo messo a caso. Il titolo è proprio quello che voglio rappresentare in questo video, ovvero io che gioco semplicemente a Super Mario Maker 2. Spesso e volentieri ho provato a fare sfide infinite senza poi caricarle, livelli difficilissimi senza poi caricarli, perché sì, riuscivo a fare magari qualche livello, a battere anche quelli un pochino più complicati, ma poi ho detto, non mi piace. Non voglio caricare un video dove faccio vedere che sono bravo a tutti i costi, perché non è questo quello che voglio fare. Magari sì, portare dei video un pochino più elaborati, tipo, appunto, dove batto un livello difficile, ma non mi dava soddisfazione quel tipo di video. Perché far vedere per forza che sono bravo a giocare? Gioco semplicemente dei livelli dove mi diverto, se mi diverto, e carico il video. Ed è infatti questo quello che voglio fare con questo video, giocare dei livelli, divertirmi, che siano difficili o facili, non mi interessa, caricherò quelli che più mi piacciono. Iniziamo con il primo livello che ho trovato, Tonde Go. Non ho idea. Oh, si scivola. Ah, che si può tornare all'inizio, bene, non è un livello punitivo, a quanto pare. Però AndreLink, fai bravo, su. Ok, non ho premuto su. Ok, fatto, ci siamo arrivati dopo mezz'ora. Però insomma ci siamo arrivati. Perfetto, grazie, molte. Oh cavoli, non dirmi che. No vabbè, no, non è così. Non è co. Oh, bah. Eccolo, per. No, maledetto. Ci saremo un bel po' qui, mi sa, eh. Che fastidio che ti dà. Eccolo! È fastidio. No. Il claw jump devo fare? Va bene. Ah! Che urlo virile, eh. Uff. Ah, sciutteroni. Godderoni. Mannaggeroni. Ma zunna. E poi è facile, non è difficile quella parte lì. Perché mi sbaglio? Basta farla di calma, toh. Con calma si fa tutto. Ma perché ho saltato? AndreLink, perché non ti funziona il cervello? Perché non funziona il cervello? Meno male. Ma guarda, a sto punto è meglio morire, perché tanto. Oh, perfetto. Uff. Oh, oh. Ah! Che tu sia maledetto, chiunque tu sia. Ma. Ok, mi chillo qui, tranquillo, chillo tranquillo, questi se ne vanno qui qua. E se. Cosa? Tu perché ti caschi? Tu non dovresti neanche esistere. Perfetto. No, ma dai. Yeah! Ok, sì. No! Che porcata! Ok, lancia. Grande, vai. Vaffan bagno. neanche l'ho preso. È da manicomio. Io sono da manicomio. Super Mario Jungle. Woohoo! Abbiamo Super Mario Jungle come secondo livello. Super Mario Bros. U. Ma lo stile grafico è carino di Super Mario Bros. U. Più che altro l'environment per i personaggi, insomma, un pochino così. Dato che Mario e Luigi quando sono piccoli sono degli sgorbietti. Oh, abbiamo subito con. Sì, va bene però.
non sto con i Joy-Con staccati, Android Link. Aspetta un po', qui che c'è? Ok, niente, One Up non mi servono. Va bene, entriamo nel tubo verde. Proprio inutile quella parte, secondo me. Scusate se ve lo dico, ma era alquanto inutile. Ok, forse devo trovare una chiave che ti viene praticamente regalata. Perché? Cioè, è facilissimo trovarlo lì. Ma è un livello per principiante questo? Ah, aspetta, qui c'è... Ecco, infatti mi sembra strano, dico, ma... Perché non va? C'è qualcosa che non riporta. Ed infatti... Aspetta, questo... Questo perché? Ah, per farti fare... Ah, per farti prendere la moneta, ok, niente, ancora di che. Yuppie, ma da fa zazazza. Però qua tende subito un altro, mamma mia, livello punitivo per nulla. Si lancia la chiave inglese, maledetta talpa. Ah, ma allora voi tirate le piante proprio, eh? Ah, so capito, mo io. E ti dà proprio altra tantissima roba a sto livello. Vediamo un po'. Ah, si bisogna scendere? Ok, scendiamo allora, vediamo un po'. Down the pipe we go! Un altro checkpoint. Ma perché tutta l'anda sta roba, ragazzi? Easy peasy lemon squeezy. Ma questo era facile, dai. Primo tentativo, insomma. Se lo faccio primo tentativo deve essere proprio facile. Carino comunque sia il level design, mi piace. Spring, sprang, sprang. Ah. E qui inizia il delirio. Strix. Oh, Super Mario Bros, mi piace lo stile. Andre Link, per favore, se possiamo evitare. È troll? No. Oh cavolo, qui non c'è lo spin jump. È talmente abituato. Talmente abituato con Mario Bros. Per. Ok, ok, forse è un livello troll. Perfetto, perfetto. Non è. Ok, il troll in genere si muore subito all'inizio. No, no, ho capito cosa bisogna fare, ho capito. Aspettiamo. Ah. Era meglio non aspettare. Fasi Beatles si chiamano? Caspita. Sì, tutto quanto in una volta andrebbe fatto, mi sa. Bello, 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 ho capito. Inizio a capire, prendo un po' di conoscenza ogni volta che muoio. Vabbè, non serve aspettare quello. Però questi serve aspettarli. No, troppo in alto! Arca zozza! Avevo fatto un po' di progressi. Ah... Il mio cuore non può reggere tutto questo stress. In English breakfast motherfuckers. Non posso dire parolacce, sennò. Non posso dire parolacce, però quello lì. Se si alza quando colpisce un nemico, la hitbox. Ok che la hitbox deve collidare col personaggio per essere colpito, per rientrarci. Però se la hitbox è leggermente più grande di Mario, è un po' un'infamata. Ce l'ho più grande di Mario di... È più grande proprio dell'oggetto, del nemico. Deve essere solido. Però... Boh... Vediamo un po' se riusciamo a farlo. Ho come l'impressione di aver sbagliato. Non so, ho aspettato apposta ma non è successo nulla.
dico capace aspetto un attimino, però ora che ci sto pensando, forse dovevo saltare un'altra volta su Beetle, perché non qui, questo infatti ci pensa la Spring. Porca zozza, vedi, si alza perché c'è la hitbox, è troppo grande. Vai, Andrelink, dannazione! Perfetto. Ci risiamo, Andrelink, dai, non ti sbagliare. Vai! No! Non lo so! Non so cos'è successo lì. Non ho parole. Perché non lo so davvero. Io ho premuto, ma non è andato. Eccolo! Woo, 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 woo! Andiamo. Andiamo. No, ok, devo prendere la Spring lì sotto. No, non la prima. Devo... Sì, invece. Ok, quindi salto preciso sopra il Wiggler. Ok. Stavolta questo devo portarmelo, ragazzi. Devo portarmelo, ma devo anche stare attento a fare salti precisi. Ma dai, che... Come faccio a cascare proprio nel momento in cui lui sbatte di là? Cioè, neanche se lo fai apposta ci riesci. Però io sì, perché sono Andrelink. Oi, oi, oi. Ok. Casca al centro, bravo Andrelink. Non posso neanche ricominciare da capo perché... Perché dovrei ricominciare da capo poi? Ok, ci siamo. Santo cielo! Santo cielo! Ce l'ho fatta! Cinque minuti da quando? Dal checkpoint. Cavoli. Bello. Volevo divertirmi, ma mi sono sbagliato tantissimo. Va bene Cugio, questo video termina qui, a quanto pare non sono riuscito a divertirmi, o meglio sì, l'ultimo livello è stato più impegnativo, però mi è divertito dai, è un livello che mi ha messo un po' alla prova, alla fine volevo fare un video giusto per farvi vedere e poi invece ho finito per mostrarvi le mie super abilità, che abilità non sono visto che ci sono morto 10.000 volte. Ad ogni modo, io spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo ovviamente che in descrizione trovate il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti del caso, che verranno poi pubblicati anche sulla pagina community del mio canale YouTube. Vi invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!